Ciao a tutti e bentrovati. Quest'oggi parliamo qualche minuto di condivisione immobiliare, collaborazione tra agenzie immobiliari ed MLS. E se di MLS dobbiamo parlare, non possiamo fare a meno di interpellare chi di condivisione immobiliare ha fatto la propria bandiera, ovvero Raffaele Racioppi, che gentilmente si è prestato a rispondere a qualche domanda. Ciao Raffaele, come stai? Ciao Gerardo, benissimo, buongiorno a tutti. Guarda che sono venuto armato anch'io, Ah, non ok, posso siamo in dire due pennata allora. tagliente. Siamo Gerardo in due. Paterna, oggi possiamo dire che è la penna tagliente dell'immobiliare italiano. Abbiamo già detto poc'anzi che tu ormai sono anni che scrivi sul tuo blog di condivisioni immobiliari e peroli la causa dell'MLS italiano. Finalmente sei ormai protagonista come project manager di un progetto di collaborazione in seno a casa.it. Quindi arriviamo subito al dunque. 22 aprile, pensi che possa essere una giornata di diffusione di cultura immobiliare? Cosa avevi in testa quando hai pensato a questo evento? Volevo organizzare una giornata dedicata agli agenti immobiliari e in particolare agli agenti immobiliari che già hanno la visione della collaborazione e a quelli che si stanno avvicinando. Nei progetti questo evento dovrebbe ripetersi ogni anno. È un progetto che non ha nel suo DNA quello di pubblicizzare prodotti, ma segue una volontà di creare cultura. Ecco, il 22 aprile sarà un giorno in cui faremo cultura. Sul palco non ci saranno uomini che rappresentano l'MLS che ne parlano in maniera fredda, ma ci saranno tanti agenti immobiliari affiancati da figure istituzionali, chi più chi meno, che però supporteranno il processo di formazione verso l'MLS. Volevamo testimonial veri, quindi che sono sulla strada tutti i giorni. A mio modo di vedere le cose, tu Raffaele sei una parte importante, una parte attiva di questa onda di innovazione, di cambiamento che sta percorrendo il sistema immobiliare, in particolar modo se ci riferiamo al segmento dell'intermediazione. Devo dirti però che da molti contesti collegati in qualche modo alla vecchia maniera di fare immobiliare stile anni 90 per capirci, un po' tutti stanno adottando questo concetto. Quindi tutti parlano adesso di aggregazione, di condivisione, di MLS. Siccome l'Italia è notoriamente il paese dell'opportunismo e non dell'opportunità, quello che ti chiedo è questo: c'è un tentativo di riciclare vecchie competenze o siamo davvero in presenza di una maturità acquisita? Oggi siamo nel momento del caos. C'è una presa di coscienza e l'MLS non è più un sogno, ma probabilmente individuato da molti come una delle ricette per combattere questo mercato. È probabilmente uno dei sistemi che, riaggregando tutti gli agenti immobiliari, può ridargli quella forza e quell'identità che sta minando, che manca da molti anni. Questa mancanza sta minando nella realtà la figura dell'agente immobiliare. Sento tante paure, le paure delle banche, ma forse ci entreremo dopo. Diciamo che l'agente immobiliare deve ritrovare un suo spirito, un suo corpo, un suo senso. È vero, oggi ne parlano tanti, siamo nel momento del caos. Io credo che non ci sia un momento di evoluzione senza un momento di caos, reti, micro-reti, progetti già esistenti di MLS, ben vengano. Io credo che già parlarne è un grosso successo in questo momento. Il progetto di aggregazione si pone un po' proprio come diga su questo, perché dopo il caos c'è il momento del regolamento. Certo. Non credo che con l'anarchia totale si possa andare avanti. Io credo che c'è bisogno di riappropriarsi di alcune esperienze già fatte sul mercato, perché se l'MLS è stato regolamentato, è stato normato in un certo modo, è perché si sono capite delle cose. Se vuoi ti posso fare anche qualche esempio, secondo me, delle cose che vanno normate.
Una delle cose che va normate è che certamente qualunque progetto che faccia capo alla parola MLS non può essere fondato su degli incarichi non in esclusiva. È una base di solidità, Qui mi trovi l'esclusiva. d'accordo, qui mi trovi d'accordo. Ma sì, ma come l'univocità del dato. Non Certo. possiamo trovare 10 immobili nello stesso MLS o peggio ancora in fase di aggregazione. Vedi, e creare un progetto di aggregazione è semplice, si raccolgono i dati e si buttano tutti insieme. Ma fare questo senza normare, senza dare delle indicazioni ben precise, è creare un caos totale. Osservando il manifesto dell'evento, non ho potuto fare a meno di notare la presenza delle tre associazioni di categoria. Come dobbiamo interpretare questa loro partecipazione? È forse il tuo ultimo appello alle tre sorelle per dimostrare di poter fare qualcosa insieme? Questo anche alla luce del sondaggio che hai portato avanti di recente, dove l'87,16% dei coinvolti ha dichiarato di volere un'unica associazione di rappresentanza per l'intera categoria degli agenti immobiliari. Guarda, tu mi segui da tanti anni, io ti ci conosciamo da tanti anni, ma ci sono tanti documenti miei sul tema nel web. Io non lo chiamerei assolutamente un ultimo appello. Io non credo che tocchi a nessuno che si occupa in questo momento di processi informatici, si occupa di processi commerciali, andare a normare quello che solo le istituzioni possono. E il mio invito, come l'invito del 4 ottobre a Roma all'evento di Sei un agente immobiliare, se è un invito dovuto. E noi possiamo proporre delle idee. Noi stiamo già lavorando all'elaborazione di un codice deontologico al quale chiederemo di partecipare ad un tavolo proprio alle associazioni di categoria. Io credo che loro, la forma inunica sarebbe una forma ideale, ma non sta a me né proporla, io posso solo riportare un dato che abbiamo riportato nel sondaggio. L'87% vorrebbe vederle unite nei temi principali. Possono anche essere divise, possono anche avere punti di vista diversi, ma io credo che il cavallo dell'MLS è un cavallo che va cavalcato con. Io mi auguro che, ma dai segnali che abbiamo, mi sembra che in questo momento si stanno avvicinando. Bene, prima di chiudere, Raffaele, vuoi dare qualche indicazione a chi ci ascolta sul luogo dell'evento, sugli orari, se c'è un sito web dove registrarsi? La location del Grand Hotel Visconti in zona Porta Romana, ci siamo organizzati in modo di poter far arrivare tutti da tutte le parti d'Italia utilizzando anche il Frecciarossa. Tant'è vero che l'evento parte alle 2 del pomeriggio e finisce, diciamo, intorno alle 6, forse andremo anche un pochino più avanti, ma poi vediamo. L'indirizzo dove registrarsi è www.mlsaggregator, tutto attaccato.it. Perché registrarsi? Perché la sala è da 500 persone. E calcolate una cosa, in 4 giorni di lancio, che poi non abbiamo ancora mandato mail, non abbiamo fatto comunicati ufficiali, non siamo usciti con i comunicati stampa, nulla, abbiamo già 200 registrazioni effettuate. Io credo che l'interesse che si sta manifestando in questi giorni porterà a riempire la sala e mi augurerei di vedere anche qualche posto in piedi. Chiaramente l'evento è completamente ingresso libero e penso che abbiamo detto tutto. Noi man mano, anche sul gruppo Sei un agente immobiliare Sei, che è uno dei promotori di questa attività, pubblicheremo tutte le cose, faremo vedere chi sono i tre relatori italiani più un relatore internazionale, con gli ospiti che abbiamo già comunicati. C'è un'attività che mi piaceva segnalare, quella del contest con i video che Ah, giusto, abbiamo vero, fatto. vero, vero. È vero, vai. Anche il tuo contributo, Sì. eh? Ogni agente immobiliare, ognuno che ne ha voglia, può registrare quei 30-60 secondi in cui lascia la sua idea, la sua opinione sull'MLS. All'8 di aprile chiuderemo il contest, tutti i video che avremo registrati li pubblicheremo su una pagina sola e li metteremo alla votazione di tutto il gruppo Sei un agente immobiliare Sei e degli altri agenti immobiliari.
I primi tre avranno il piacere di vedere il loro video all'evento e saranno anche premiati. Grazie mille Raffaele per la tua consueta disponibilità, quindi ci vediamo tutti insieme il 22 aprile all'MLS Day a Milano. A presto!